Ok, ed eccoci adesso all'export diretto su OpenSim. Cercherò di essere il più semplice possibile. Bisogna essere in Object Mode, selezionare il nostro oggetto, quindi col clic sinistro, magari con questa icona selezionata, e poi facciamo semplicemente un export con l'ADA. Allora, quando facciamo un export con l'ADA, dobbiamo anche ricordarci di esportare Selection Only, possibilmente così esportiamo solo la parte che ci interessa. E in caso, poi vedremo che ci saranno altre cose interessanti, ma facciamo primo tavolo 2, ad esempio, ho già fatto uno, facciamo l'export con l'ADA e facendo in questo modo dovrebbe comparire un primo tavolo 2, tavolo 2, eccolo qua, che come vedete è 8K, mentre invece prima che ho fatto un altro export senza specificare gli oggetti selezionati erano venuti molto di più. Quindi 8K, vediamo un po' se funziona, quindi cosa facciamo? Andiamo in OpenSim e qui facciamo build, upload, mesh model. E andiamo in primo tavolo 2, lo clicchiamo, facciamo open e vediamo se vediamo il tavolo. Decisamente sì. Vedete che clicco e lo muovo. Lo chiamiamo tavolo primo, tavolo 2, ok? E poi dobbiamo genericamente fare il calculate weight and fee o quello che c'è da voi, e poi facciamo carica, upload to simulator, e a questo punto abbiamo primo tavolo 2. E se questo oggetto lo prendiamo e lo mettiamo in OpenSim, vedete che abbiamo effettivamente il nostro tavolo importato, che è bianco. Le texture le vediamo per il momento, almeno in questo primissimo video, le mettiamo direttamente con OpenSim. Quindi semplicemente andiamo qui. Andiamo il colore, facendo in questo modo si può selezionare solo una texture e quindi si può mettere marrone, ad esempio, ok? E poi per ottenere questo effetto qua un po' rugosetto, la cosa molto semplice è di andare in bumpiness, quindi in materiale, la seconda opzione, bumpiness, e gli mettiamo, qui cosa gli ho messo? Un bark, che bark sarebbe tipo quello degli alberi, sughero credo, però ci sono anche altre cose, quindi questa cosa qua dà un effetto un pochino più irregolare che può essere interessante, altrimenti c'è ci sono altre cosette, stucco, che però forse non è il caso, o se no concrete, anche che potrebbe anche andare bene, però forse oppure wood grain anche, ed è che gli dà un po' questo effetto. Non è che si possa fare molto, ma comunque è una prima possibilità di importare, di costruire degli oggettini in un certo modo. Ora, l'unica cosa, vedete che quando vado da lontano, questo tavolo che ho importato cambia di forma, si perde il load. Allora, se volessimo importarlo in modo tale che il load non si perde, c'è un modo, adesso lo faccio vedere, dobbiamo reimportarlo e studiare un attimo il load, quindi facciamo mesh model, andiamo primo tavolo come abbiamo fatto prima, qui facciamo tavolo con load, ecco, mettiamo, vedete, quello che succede è che noi lo vediamo così, vedete? Cioè con high, medium, low e lowest, quindi da lontanissimo, da lontano, da medio e da vicino. Quindi se vogliamo che da medio si veda come da vicino, basta che gli diciamo use load above, e a questo punto il tavolo si vedrà male solo quando ci allontaneremo parecchio. Se no, se volete proprio anche qui, visto che è un oggetto semplice, potete scalare, quindi fare in modo tale che l'oggetto si veda anche da lontano. E a questo punto lo reimportate, quindi calculate weights and fees, fate l'upload con il load. Ci abbiamo il tavolo con load, glielo mettiamo vicino a questo. Gli mettiamo ancora la texture, che abbiamo detto che gli vogliamo mettere una texture.
E poi nella bumpiness gli mettiamo una, per esempio, barca, abbiamo detto. E a questo punto vedremo che se noi ci allontaniamo, vedete che quei due tavoli, anzi anche l'altro, si sta corrompendo, ma il tavolo, questo qua che abbiamo inserito con il LOD, rimane visibile. In realtà c'è un altro trucchetto, vi faccio vedere per completezza. Vedete che c'è questo load factor. Se questo load factor nel vostro viewer lo portate a 4, a quel punto lì anche i tavoli, quelli lì, vedete, sì, comunque un pochino sì. Ah, forse non l'abbiamo salvato, vediamo. Load factor 4 dovrebbero in teoria migliorare, però effettivamente sembra che non ce la faccia. Quindi, in effetti, se riuscite almeno il load intermedio a lasciarlo uguale alla cosa. Alla high, quindi lo rivediamo un secondo per sicurezza. Upload mesh model, primo tavolo 2, dai. Vedete che qui ti fa vedere il modo in cui si corrompeva, e quindi qui facciamo use load above. Quindi abbiamo un altro tavolo in cui abbiamo fatto soltanto tavolo solo medium load, calculate upload, solo con medium load, glielo mettiamo a fianco. Ok, vedete che solo col medium questo qui si conserva comunque benino lo stesso anche con quello. Quindi, ma perché abbiamo secondo me questo load factor che di default vale 2, e se lo lasciamo a livello di default, vedete che a un certo punto questo qui sparisce anche lui. Quindi il load qua aiuta, ma non è totale. È meglio importarlo con il load giusto. E questo credo che sia la parte proprio basilare per importare tavoli. L'obiettivo è quello di farvi fare in Blender, se riuscite, con il tutor, anche altri oggettini oltre ai tavoli, usando magari anche altri oggetti di base, tipo sfere e altro su Blender. E direi che è tutto.